Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video in cui vi mostro un'altra agenda che ho creato, e questa volta l'ho creata per Anna Maria di Artemente. Anche lei ha un canale YouTube, lei è bravissima a fare creazioni con il fimo e con la resina. Nell'info box vi lascio comunque il link al suo canale. E niente, allora spostiamoci con la visuale, che così vi faccio vedere in dettaglio l'agenda che ho creato per lei. Allora, questa è l'agenda formato A5. Mi è stata chiesta appunto da Anna Maria di Artemente. È giornaliera e diciamo che è l'agenda più grande che ho mai realizzato. Infatti ho dovuto fare un inserto col feltro perché il cartoncino non era abbastanza grande. Appunto, avendola voluta lei giornaliera, i fogli che ci sono dentro sono tantissimi e con le misure standard, diciamo per la settimanale, non ci stava. Quindi ho fatto un'aggiunta di feltro che ho cucito a mano e devo dire che mi è uscito bene, almeno a me piace. È un feltro da 3 mm come altezza e ho fatto anche la chiusura col feltro. Allora, quindi questa è la copertina di cartoncino plastificato come sempre. All'interno anche qui l'ho rinforzato col cartoncino, poi ci ho messo il bottone a pressione. Niente, apriamo. Allora, qui c'è la tasca che ho creato sempre in feltro con le varie taschine che sono appunto rinforzate dietro da un altro cartoncino. Allora, c'è la prima taschina qua, la seconda qui e la terza qua. Ho creato queste clip plastificate sulla clip oro, quindi questa volpina e quest'altre volpine. Poi nella prima tasca gli ho messo gli stickers con i numerini pretagliati. Sono 4 fogliettini con 3 mesi per foglio, quindi ci sono tutti e 12 mesi. All'interno appunto c'è la barra d'anelli color argento. Poi abbiamo il primo divisorio. E ho preparato anche qui un foglio di vellum, sempre con sulle volpine, che sono quelle delle clip. Poi abbiamo il mensile, e qua il mensile ci sono dentro i 12 mesi sulle due pagine, quindi con la tabella dal lunedì al giovedì, dal venerdì alla domenica con le note. Questo l'ho fatto su delle pagine bianche. Quindi passato questo, abbiamo il secondo divisorio. Ecco, in questa agenda ho fatto solo due divisori perché appunto ci sono dentro tantissimi fogli che scoppiavano, talmente sono tanti, essendo giornaliera, perché Anna Maria l'ha voluta appunto giornaliera perché lei serviva giornaliera. Poi ho preparato questo segnapagina con il righello, come al solito c'è il righellino da 20 cm. E questo qua si può staccare e attaccare così senza dover per forza aprire gli anelli. E poi cominciano i vari mesi, quindi c'è gennaio e qui abbiamo tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, sono per 31 giorni. Poi c'è febbraio, quindi ogni mese è così, e su ogni mese c'è il tab, sempre con le volpine, con la scritta del mese che si vede sia a destra che sia di qua che di là, di modo che se voglio cercare un mese lo trovo. Quindi poi abbiamo marzo, aprile e via dicendo tutto l'anno. In fondo non ho altri divisori appunto perché non ci stavano. C'è però la taschina, quindi qua un'altra taschina, e qui abbiamo il pen loop. Il pen loop, e poi gli ho messo questa penna con gli Swarovski gialli. E come sempre c'è il gommino che si può utilizzare per i tablet, gli smartphone, eccetera eccetera. Quindi poi si richiude e dietro appunto è così. A me
me piace moltissimo come uscita, man mano la facevo mandavo le foto ad Anna Maria e anche lei è piaciuta molto. Il charm se lo farà lei, mi ha detto che farà le volpine, lei è molto brava col fimo, lei è bravissima a fare le creazioni col fimo e con la resina. Infatti le ho commissionato appunto il charm per la mia agenda per il 2018, perché io ecco sui charm non sono molto brava a mettere insieme le catenine, le varie magari perline, e quindi ho delegato lei di crearmi il charm per l'agenda. Niente, spero tanto che questa mia creazione vi sia piaciuta, a me piace davvero tanto, anzi da adesso in poi credo che le future creazioni le farò sempre con l'aggiunta del feltro, perché sta veramente bene, mi piace, e poi anche le tasche interne sono più morbide col feltro, quindi presumo che le farò tutte così in futuro. Se è così mettete un bel pollice in su se è piaciuto anche voi, e fatemelo sapere nei commenti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!